Sarà in libreria fra un mese il nuovo annuario Opal edito da EMI. Al centro delle ricerche il processo delle pistole fantasma di Beretta, il rifornimento italiano delle armi verso la Libia e soprattutto indagini per inquadrare l'industria armiera europea e mondiale. Noi abbiamo la tradizione di presentarci sempre mentre EXA comincia, quindi mentre la fiera delle armi più grande d'Italia parte, noi diciamo la nostra, vogliamo dire appunto cose che riguardano l'industria delle armi, il commercio, la non violenza, insomma i nostri temi di sociali. I dati Istat riportati all'interno del volume dell'Opal denunciano che dalla provincia di Brescia sono state esportate durante tutto il 2011 armi e munizioni per un valore complessivo di 6,8 milioni di euro verso i paesi del Nord Africa e oltre 11 milioni di euro in Medio Oriente. Non c'è crisi per le armi leggere, forse è uno dei settori, quello d'armiero, che meno ha sentito e risentito della crisi. Le crisi semmai ci sono da un punto di vista, come dire, etico, morale, ci sono dei coinvolgimenti di dirigenti, per esempio di Finmeccanica, e in molte questioni, compresa quest'ultima della Lega, ci sono dei passaggi, diciamo, di finanziatori e amministratori della Lega che sono passati per Finmeccanica, però appunto il settore di per sé è un settore, siccome non ha in realtà relazioni col mercato, quindi non ha a che fare con la crisi che riguarda gli uomini comuni come noi, ma riguarda invece finanziamenti che sono di solito in medio-lungo periodo degli stati, ecco, questi non hanno in questo momento nessuna particolare crisi, anzi appunto il settore armiero bresciano è un settore di leadership.